Settima vittoria di fila per la Benfap Capo d'Orlando che in una splendida gara davanti a oltre 2.000 tifosi fa sua la sfida contro la Leonis Roma per 112 a 85. Una gara sempre in controllo per i biancoazzurri con ben 10 uomini a segno di cui 6 in doppia cifra. È uno spettacolare alley-oop sull'asse Trish Parks che infiamma il Palasi che li archivi a dare il via nel secondo quarto ad uno straordinario parziale di 18 a 0 che dà una decisiva impronta alla gara. In un lunghissimo garbage time di oltre 5 minuti c'è spazio anche per i più giovani, con Giancarlo Galipò a segno e la gara che si chiude sul 112 a 85. Due punti che consentono ai paladini di agganciare nuovamente la Virtus Roma in testa alla classifica quota 34 nella giornata di riposo dei capitolini in cui avrebbero dovuto affrontare Siena. Domenica prossima il riposo toccherà alla squadra di coach Sodini prima del rush finale con le ultime 3 partite di stagione regolare. Quando si segnano 112 punti non ci sono soltanto meriti, c'è anche qualche demerito della squadra avversaria. Peraltro una squadra avversaria che era in gran forma prima di questa partita è allenata benissimo da Luciano. Nota motivazionale era: vorrei una ferocia incontrollata. Io non so quando rivedrete la schiacciata di Parks sull'alzata di Trish dove aveva la testa, però secondo me rende abbastanza l'idea di ferocia incontrollata. Per il resto sono contento perché per la prima volta nell'anno abbiamo avuto 6 giocatori in doppia cifra, sono contento perché a un certo punto abbiamo ricominciato a difendere, ero molto preoccupato perché a Scafati non avevamo giocato una buona partita difensiva e non avevamo giocato una buona partita difensiva nel primo quarto di questa gara qua. E abbiamo riagganciato Roma un'altra volta, adesso ci sono 4 partite alla fine, noi ne giochiamo 3, però finché la matematica non dice che non possiamo arrivare primi, noi giocheremo per arrivare primi.